non sono rimasti senza conseguenze gli scontri tra ultras delle opposte tifoserie avvenute lo scorso 19 febbraio a Vicenza, prima dell'incontro di calcio valevole per il campionato di Serie B tra Lanerossi Vicenza e Spal. In quell'occasione, nei pressi del Ponte di Ferro, ossia poco lontano dallo Stadio Menti, una cinquantina di supporter ferraresi giunti a Vicenza alla spicciolata su 16 auto private, quindi eludendo deliberatamente le indicazioni fornite dalla Questura riguardo le modalità e i percorsi di accesso allo stadio, si erano dati appuntamento con ultras del Vicenza per affrontarsi in maniera violenta. Non appena entrati in contatto, era scoppiato un violento tafferuglio, lanci di bottiglie, sassi, oggetti contundenti fabbricati artigianalmente. Solo il pronto intervento delle forze dell'ordine disposto dal questore ha consentito di limitare gli scontri alla durata di poche decine di secondi, evitando che la situazione degenerasse. Nell'occasione un agente della Digos di Vicenza era stato colpito alla testa e al corpo. Dopo essere stato soccorso era stato medicato presso l'ospedale con prognosi di 7 giorni. Le indagini condotte dalla Digos di Vicenza con la collaborazione della polizia scientifica iberica, che tra l'altro hanno analizzato nel dettaglio i filmati della videosorveglianza, e Digos Ferrara hanno consentito così di dare un volto e un nome a 39 persone che hanno preso parte attivamente agli scontri.